cancella i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, ieri abbiamo esordito chiedendo al Signore per intercessione di San Tommaso d'Aquino, dottore comune, patrono delle scuole cattoliche, dei teologi, dei cultori delle scienze sacre, che ci dia una ragione buona, una ragione illuminata dalla fede, una ragione metafisica, potremmo dire, cioè che guarda alla sapienza che non è di questo mondo, ma una sapienza che viene dall'alto, una sapienza. Tommaso gioca su questa parola in diverse sue opere. Sapienza, sale, alla stessa etimologia, sapienza è una scienza condita, una scienza che sa di sale. Una minestra senza sale è insipida, è una minestra che non ci piace. E così la scienza senza lo Spirito Santo non è sapienza, cioè non è condita. E infatti, carissimi, tutto l'esercizio intellettuale di San Tommaso non ha mai avuto altro scopo che l'amore per Gesù Cristo. Quando il 6 dicembre 1273, 3 mesi prima di incontrare la morte, ebbe la visione mistica che gli fece vedere il paradiso con tutta la gloria degli angeli e dei santi, pensate quanto dovette costare a una persona e quanto fu sublime la visione che ebbe. Lasciò la penna, la posò e non scrisse più. E doveva completare la Summa proprio sulla parte dove si parlava dei dolissimi: giudizio, inferno, morte e paradiso. E che devo scrivere? Io li ho visti. Tutta paglia è quello che ho scritto. Pensate, un uomo che aveva scritto più di 30 anni, in seguito a quella visione disse: ciò che ho scritto è tutta paglia. Questo perché il suo animo era sempre pronto ad ascoltare, all'incontro con Cristo. Voglio tornare ai 3 verbi che ci guidano. Ieri abbiamo cominciato con il credere e abbiamo detto: Tommaso distingue, fides qua, fides qua, Tommaso distingue. Questi sono 2 paroloni, 2 termini tecnici per gli addetti. Dice che vuol dire? Distingue l'insieme delle dottrine da credere da qualcuno in cui credere. E dice Tommaso, state attenti, la sapienza di questo mondo si tuffa, si concentra tutta su un insieme di dottrine. Quello è un esercizio erudito, ma non è sapienza, è una scienza, è un esercizio intellettuale, ma non è sapienza. L'insieme delle dottrine da credere non si separa mai da una persona in cui credere, Gesù Cristo. Il modo verso cui vado è Gesù Cristo, vita, verità e vita. Ed è dalla sua persona che poi, nella Chiesa, la Chiesa crede, secondo gli insegnamenti che ha ricevuto. Ecco, la trasmissione ininterrotta del Kerygma di fede data agli apostoli e dagli apostoli ai loro successori. Paolo a Timoteo e Tito, Timoteo e Tito consacrano i loro successori e così via fino ai giorni nostri. Allora, carissimi, credere bene è importante, perché se non si crede bene, se non si ragiona bene sulla fede, si intende la fede in modo proprio o parziale, come una coperta che posso tirare dove mi fa comodo, perché ho più freddo ai piedi o ho più freddo al busto e me la tiro su e me la passo giù. No, carissimi. E ancora nel Vangelo di oggi, a conferma di quanto è importante quello che dicevamo ieri, c'è l'invito. Andate. Ieri, vi ricordate, si diceva: andate e battezzate e credete e annunciate il Vangelo. E oggi ancora si dice dell'invito di 72 discepoli a 2 a 2: andate, andate come agnelli in mezzo ai lupi e alleggerite il carico, non portatevi borsa, sacca, sandali. Ecco, allora, che cosa vuol dire per Tommaso d'Aquino, commentando proprio San Paolo, prendo spunto da questo commento di Tommaso d'Aquino, la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, che cosa vuol dire credere e andare a evangelizzare? Sentite che cosa dice San Tommaso commentando un passo della prima lettera ai Corinzi di San Paolo. Gesù Cristo mi ha mandato a evangelizzare, non con la sapienza delle parole,
non con la sapienza mondana, cioè tutta ripiegata su questo mondo, sulla materia, no. Quelli sono persone che hanno interessi di parte, non sono buoni pastori, sono mercenari. Quelli se annunciano la parola secondo la sapienza di questo mondo, lo fanno sempre per un interesse proprio. Ahimè, fratelli e sorelle, dobbiamo pure ammettere che ci sono laici, ministri, che ci potrebbero essere, ministri e laici, interessa anche a qualcosa di proprio, a mettere se stessi al centro. Ma dice Tommaso, elogiando San Paolo, perché è di lui che sta parlando, c'è una sapienza che non è di questo mondo. E chi annuncia il Vangelo inviato da Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, lo annuncia secondo una sapienza che è la sapienza della croce. Perché solo attraverso la croce vi è salvezza. E dice, se non annunciassimo il Vangelo secondo la sapienza della croce, noi saremmo come di quelli che fanno grandi discorsi, ma non sanno parlare a coloro che hanno dinanzi. Immaginatevi, dice Tommaso, se uno quando annuncia il Vangelo non parla della croce di Cristo, è come se facesse un bel discorso e alla fine di un lungo bel discorso fatto bene, le persone gli dicessero: scusa, ma che hai detto? Non abbiamo capito niente. Allora, ciò che è precipuo nella religione cristiana è la salvezza nella croce di Cristo, per cui l'Apostolo Paolo dice: io ritengo di non sapere altro di mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Perché non c'è un Gesù Cristo senza croce, non c'è un Vangelo senza croce, non c'è una via di fuga facile, c'è la croce. E dice: se non si dà la precedenza alla croce di Cristo, ma la si dà alla sapienza umana, si rende vana la croce di Cristo. La parola croce, infatti, cioè l'annuncio della croce di Cristo, è stoltezza e ripagarli per quelli che, come dice Paolo, vanno in perdizione, per gli infedeli, cioè che si reputano sapienti secondo la sapienza di questo mondo. Voi andate ai potenti di questo mondo, andate a ragionare secondo quelli che ragionano con i canoni di questo mondo, di croce, che cosa vi diranno? Vi ridranno in faccia, vi diranno: ma perché io devo credere in un Dio crocifisso? Un Dio debole, in un Dio umiliato, in un Dio vilipeso? Perché dovrei? Io voglio il potere, voglio il successo, voglio la gloria. Ma attenti, dice Tommaso, parafrasando San Paolo Apostolo, noi sappiamo però, noi che abbiamo la fede, noi che viviamo l'incontro con Cristo, noi che siamo consapevoli che la fede è un dinamismo, una relazione, un incontro tra la creatura e il creatore, in Gesù Cristo, il perfetto mediatore di salvezza, che la croce non è stoltezza, ma vanto. Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, dice l'Apostolo Paolo, purché dimori in me la potenza di Cristo. Paolo, quando è che sei forte? Quando sei debole. Quando sono debole, allora che sono forte. Perché sono forte quando sono debole? Perché quando sono debole sono vulnerabile. Non sono presuntuoso, non mi fido delle mie forze, ma dico: Gesù, aiutami, sono debole. Allora, quando sei debole, Paolo, sei forte. E quando è che io ero forte? Quando stavo sulla croce, perché in quel momento stavo salvando l'umanità. In quel momento il Padre mi ha glorificato. Ora, questo il pagano, cioè quello che ragiona secondo il mondo, non lo capisce, dice: assurdo. Ma chi ha fede invece sa che questa è la chiave della salvezza, sa che nella croce di Cristo la salvezza. E allora dice Tommaso: uno che evangelizza, uno che va, uno che ha la fede buona, uno che non si vergogna di ragionare secondo la fede di Cristo, ha sempre presente la croce, perché la croce è il vanto di chi crede. Perché la croce, se è vero che è l'annientamento di Cristo, l'annientamento divino, è anche vero che ha vinto il mondo e il demonio. La croce di Cristo è vittoria sul male e sulla morte, e anche di una vita fallita, perché ripiegata solo secondo i canoni del successo, perché vissuta tutta sulla gloria personale. E allora, carissimi, per noi che moriamo con Cristo ai vizi, alle concupiscenze e risorgiamo con Lui, è una forza superiore.
Perché? Perché quelli che sono in Cristo Gesù, come dice l'Apostolo Paolo, hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri e ottengono quella forza che da lui usciva e sanava tutti. Vuoi avere questa forza sanatrice, guaritrice? Aggrappati alla croce di Cristo e con la croce risorgerai anche tu. Chiediamo al Signore che San Tommaso illumini questa coscienza, questa consapevolezza in ciascuno di noi. Credere bene, credere in Gesù Cristo e non solo, insieme di dottrine e andare a evangelizzare nel nome della croce di Cristo che ha redento il mondo.